Ciao a tutti amici lettori, appassionati, bentornati. Oggi vorrei parlarvi di questa scrittrice Patricia Highsmith che io ho scoperto dopo aver visto Il talento di Mr. Ripley. Questo, ho visto il film. Dopo il film sono andata a cercarmi tutti i libri di questa autrice, devo dire che mi piace tantissimo. I personaggi creati da lei sono tutti abbastanza inquietanti, potrebbero essere quello della porta accanto, il vostro migliore amico, eccetera. Ma con un lato abbastanza oscuro della personalità, insomma, vengono fuori delle personalità un po' particolari. Questo personaggio, Tom Ripley, interpretato, devo dire, dal grandissimo Matt Damon al cinema, se non avete visto il film andate a vederlo perché vale veramente. È apparentemente un bravo ragazzo, l'aria innocente, educato, gentile con tutti. Ma nel giro di pochi minuti si trasforma, diventa un altro. Il talento di Tom Ripley è quello di trasformarsi in un'altra persona. Cambia la voce, imita le scritture, imita la personalità. All'inizio vive di espedienti, fa segni falsi, piccole truffe, eccetera. A un certo punto in America incontra un signore che è Richard Greenleaf, Senior, che lo incarica di venire in Italia per recuperare suo figlio e convincerlo a tornare in America. Il figlio, Dickie Greenleaf Jr., è interpretato da Jude Law. Piano piano, Tom Ripley si impossessa della sua vita, delle sue cose, della sua personalità, prende il suo posto. Durante un litigio lo uccide e appunto letteralmente prende il suo posto. Dopo, per una serie di inconvenienti, qualcuno capisce cosa c'è sotto, viene scoperto, eccetera, deve continuare ad uccidere fino alla fine. Il film è veramente bellissimo, candidato a 5 premi Oscar, non so perché non li ha vinti, interpretato da Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett, c'è Philip Seymour Hoffman, c'è anche Beppe Fiorello, altri attori italiani, vi ho detto che si svolge in gran parte in Italia, è questo. Se vi capita il film, assolutamente andate a vederlo perché Matt Damon è stato grandioso in questo film, veramente un grande attore. Inquietante il personaggio. Il libro è altrettanto bello, questo, Il talento di Mr. Ripley di Patricia Highsmith. Questo, come dicevo, è un personaggio seriale. La Highsmith ha creato altri libri sempre su questo personaggio. Il secondo è Ripley sott'acqua, questo. Il film è Il ritorno di Mr. Ripley, dove praticamente lui si arrangia con il traffico di opere d'arte, eccetera. Ha una bella famiglia, una moglie ricca, vive in una bella villa e traffica in opere d'arte. A un certo punto il pittore muore e lui continua a riprodurre quadri falsi e continua a venderli come se fossero veri, però anche qui viene scoperto e deve cominciare a uccidere per difendere il suo segreto. Molto bello anche questo film. Il terzo, bellissimo, il libro è questo, L'amico americano. Il film è questo, Il gioco di Ripley, interpretato da John Malkovich, grandioso anche qui, che fa un personaggio abbastanza inquietante. Questo Ripley convince un povero corniciaio a commettere un delitto, solo che non è capace, è uno sfigato, insomma, combina un disastro e Ripley deve correre in suo aiuto per cercare di sistemare le cose. Si scatena una guerra tra malavite, tra bande, eccetera, e anche qui Tom Ripley deve prendere in mano la situazione per cercare di salvare il suo segreto, per salvare anche la sua vita. Il quarto libro della serie è questo, Il ragazzo di Tom Ripley, da cui credo che non sia stato tratto ancora nessun film. Comunque qui Tom Ripley prende sotto la sua ala un giovane ragazzo e ne fa un bravo ragazzo, ne fa un delinquente come lui. Il bello di questo personaggio è che è abbastanza inquietante, cioè a vederlo sembra una persona normale, ha una vita assolutamente normale, però è un imbroglione e se la cava sempre. Alla fine Tom Ripley non viene catturato, il delitto paga, cioè il fil rouge di questi film è che lui se la cava in ogni caso. Sono personaggi veramente inquietanti, ripeto, se vi capita questo film assolutamente da vedere. Matt Damon è stato grandioso, John Malkovich anche in questo film, L'amico americano.
tutti bellissimi. Patricia Highsmith ve ne parlerò anche in altri video perché è una delle mie autrici preferite, se vi capita qualche libro, anche Carol che è uscito di recente, il film è sempre suo. E a me mi appassiona tantissimo. Se piace anche a voi, ditemelo nei commenti, se mi è piaciuto mi piacerebbe conoscere la vostra opinione e sapere cosa ne pensate o se l'avete visto. Fatemi sapere, iscrivetevi al canale e invitate i vostri amici. Alla prossima, ciao!